Questi sono sondaggi che devono poi guidarci proprio negli scavi più estensivi che faremo con il PNR. Questa è una bella sorpresa perché quando abbiamo iniziato questo intervento, anche sulla base della letteratura che avevamo a disposizione, di un antico studio degli anni 30 di un rumeno, Lupu, che è lo studio ancora ora più importante, si pensava che quest'area sommitale della villa avesse un solo piano e piano piano la villa si costituisse a gradoni, mentre in realtà proprio questo intervento ha permesso di vedere che anche in questa parte sommitale la struttura è una struttura veramente imponente a due livelli, a due piani. Stiamo lavorando adesso a oltre 4 metri di profondità dal piano di campagna da cui siamo partiti e abbiamo messo in luce intanto proprio questa dinamica anche del crollo. Quello che vedete qua è il pavimento del piano superiore che si è atterrato, diciamo, sulla struttura antica. C'è anche questa nicchia molto interessante. Abbiamo anche raccolto una serie di piccole tessere musive in blu cobalto, sono tessere musive molto rare, molto particolari e alcune conchiglie, quindi pensiamo che probabilmente proprio tutta la nicchia fosse decorata con queste sorte di pastiche che erano particolarmente in uso in epoca medio-imperiale. Purtroppo la struttura, lo stato sembra spogliata. Sicuramente era una struttura di grande rilievo perché abbiamo trovato decine e decine di frammenti di opus sectile, di marmi policromi che vengono un po' da tutto l'impero e c'è anche il cosiddetto marmo dei Sette Bassi, che è un marmo che prende questo nome perché nel 700, nel 1700 e nel 1800 proprio questo sito è oggetto di una razzia sistematica. E trovano questo marmo particolare con screziature giallo e rosse. Che prende proprio il nome di marmo di Sette Bassi. Qualche frammento lo abbiamo trovato. Lo scavo sta continuando per mettere in luce proprio il pavimento o quel che resta del pavimento originario, perché non siamo ancora arrivati. E ci troviamo nel cuore della villa dei Sette Bassi. Questo è il complesso A, diciamo, il complesso più antico, costruito intorno al 130 d.C. Tutta la villa si sviluppa sostanzialmente dal 130 fino al 160, sotto Antonino Pio. Il nome deriva probabilmente, anzi sicuramente, dal proprietario, Settimio Basso, ce ne sono vari nell'antichità, uno è stato un console, l'altro un prefetto della città, un prefectum urbis. Non va dimenticato anche Settimio Bassiano, detto Caracalla, che è ovviamente l'imperatore romano che tutti conosciamo. Questa è l'ipotesi di Coarelli. Effettivamente questa struttura così magnificente, così imponente, stiamo parlando della seconda villa del suburbio romano, dopo la Villa dei Quintini. A dire la verità diciamo seconda perché non sappiamo ancora la reale estensione di questa villa, perché le attività di ricerca sono state sporadiche, molto limitate. E quindi non abbiamo allo stato attuale una reale conoscenza dell'estensione della villa. Basti pensare che adesso l'area demaniale, che comunque ricomprende tutta una serie di monumenti legati alla villa, l'acquedotto, la cisterna, il grande giardino, ninfei, è un'area di quasi 40 ettari, quindi veramente sterminata, grande come il Palatino. Quindi è possibile che la villa fosse proprio una fondazione imperiale, quello che sappiamo abbastanza di sicuro che almeno dall'epoca di Commodo tutto l'ampio spazio compreso fra il quarto e il quinto miglio della via Appia e della via Latina diventa effettivamente di proprietà imperiale. Nel V secolo sicuramente questa cosa si perpetua, quindi siamo in un settore della città dove comunque l'impero aveva una forte presa, una forte tenuta a partire appunto dal terzo secolo in avanti. Gli scavi sono iniziati non proprio in modo fortunato, nel senso che come sono iniziati si sono bloccati. Sì, abbiamo iniziato a settembre dello scorso anno, era stato anche il primo intervento del PNR ad iniziare in tutta Roma, però a 3 giorni dall'inizio dello scavo abbiamo trovato una bomba a mano che ci ricorda momenti che per il sito sono importanti e drammatici, perché il sito viene coinvolto fra 44 e 45 in una serie di bombardamenti sistematici da parte degli alleati che volevano colpire la vicinissima Cinecittà, però allora i bombardamenti, come oggi peraltro, non erano particolarmente chirurgici, per cui la coda appunto del bombardamento ha investito anche le strutture archeologiche, causando anche dei crolli molto significativi.
Oltre a questo, proprio questa bomba a mano che abbiamo ritrovato, ci testimonia insieme a alcuni altri bossoli a delle baionette che ci fu anche qualche piccolo scontro, probabilmente fra partigiani, truppe partigiane asserragliate qua, al Quadraro c'era uno dei comandi romani più importanti, e invece le truppe nazifasciste nell'Aquila. Questo è il secondo settore scavato, il corpo B è un corpo intermedio perché appunto la villa si articola in tre grandi corpi di fabbrica, l'H abbiamo appena visto, il B questo e il C quello che chiudeva diciamo tutto questo grande spazio. In questo intervento stiamo cercando di mettere in luce intanto i piani d'uso antichi della villa. Perché proprio questo settore è stato oggetto negli anni 80 e 90 già di attività di scavo, che però poi si erano interrotte, e noi adesso dobbiamo riportare la quota proprio al livello di quegli interventi per favorire un percorso organico e omogeneo. Qui siamo in una struttura dove probabilmente questa grande nicchia era legata a dei giochi d'acqua, probabilmente c'era un ninfeo e c'era soprattutto questo grande spazio, questo spazio semicircolare che vediamo alle mie spalle, è una grande struttura absidata che si affacciava su quello che era il cuore della villa. Un giardino straordinario, veramente. Stiamo parlando di un giardino di 300 metri di lunghezza per 100 metri di larghezza, che si conclude, diciamo, dove si vedono quegli elementi in verticale che svettono appunto nella campagna. Questo è appunto il cuore di questa villa che vediamo è tutta protesa su questo spazio. Un giardino in cui noi immaginiamo che oltre a percorsi, a statue, a pergolati vari come l'ars topiaria romana è particolarmente raffinata, probabilmente c'erano proprio anche giochi d'acqua, piccole piscine. Luoghi di ristoro che dovevano servire proprio a qualificare l'ozium dei protagonisti di questa villa, che erano i possessori di questa grande villa. C'è il progetto per una passerella qui. Il progetto riguarda sostanzialmente il miglioramento della fruizione del sito e quindi una nuova accessibilità sia a un percorso di visita proprio all'interno dell'area archeologica che riguarderà appunto anche la realizzazione di una passerella in quota che dovrebbe riprodurre l'effetto dell'affaccio sul grande giardino ippodromo della villa. È un giardino, ricordiamo, appunto di dimensioni enormi, di 300 metri di lunghezza per circa 100 di larghezza, e quindi la passerella dovrà strutturarsi su questo affaccio della villa, sul lato appunto tra il corpo B e il corpo C della villa. L'intento appunto è quello di creare uno spazio fruibile e appunto il giardino in qualche modo con una valorizzazione paesaggistica di questo contesto possa tornare ad essere anche un luogo per spettacoli all'aperto. Ecco, qua nel giardino si può anche vedere questa grande trincea che è stata aperta. In realtà questa è l'attività di sminamento, di bonifica bellica che si è resa necessaria proprio dal momento in cui abbiamo ritrovato questo ordigno. Un'attività che si è protratta per vari giorni, che comunque non ha trovato nessun altro ordigno. Quindi la villa, almeno negli spazi che abbiamo fatto controllare, risulta libera e quindi si è potuto riprendere l'attività di scavo. E si può riprendere anche l'apertura al pubblico che fino adesso è ancora limitata perché è su prenotazione con visite accompagnate, perché come vedete non c'è ancora un sito messo in sicurezza, ma il pubblico sta già apprezzando molto perché appunto è una novità e quindi soprattutto nei fine settimana stiamo prendendo molte prenotazioni.